Bella a tutti ragazzi, qui è Dumegang, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati oggi su Valentino Rossi The Game con l'ultima gara della stagione. Avrete visto sicuramente il GP di Aragon e poi successivamente direttamente quello della Malesia, saltando, come vi posso far vedere dal calendario, quello di Phillip Island e Motegi, dove era arrivato rispettivamente decimo e secondo. In classifica stiamo messi bene, siamo a più 23 su Jorge Lorenzo, come potete vedere. Classifica costruttore ovviamente prima, la Yamaha, potete vedere qui in Giappone decimo e in Australia secondo. Avrete visto sicuramente già quello della Malesia che era il penultimo e oggi andremo appunto con l'ultima gara a Valencia, dove se Lorenzo dovesse vincere, a noi basta dal nono posto in su, mentre se Lorenzo non dovesse vincere, abbiamo vinto il campionato. Ovviamente non era molto difficile vincerlo, dato che avevo iniziato con voi questa avventura con difficoltà difficile e l'ho aumentata a realistica solamente verso la fine. Ma vorrei iniziare un nuovo campionato, magari passando alla Yamaha. Fatemi sapere, secondo voi, se devo passare alla Yamaha, restare in Ducati o magari anche passare alla Honda. Tenendo tutto il campionato la difficoltà realistica ed aumentando anche la fisica a semi-pro. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti. Intanto oggi cerchiamo comunque di vincere il nostro primo mondiale. Un saluto. Partiremo come sempre dalle prove libere, cercando di essere subito tra i primi 10 per poter affrontare le qualifiche. I giri sono abbastanza corti, infatti come avrete visto nelle altre puntate, ho la lunghezza della gara al 25%, in questa gara sarà addirittura di 8 giri, cosa che non succede su nessun altro circuito così lungo. Eravamo partiti bene, purtroppo con questa curva abbiamo perso quello che avevamo guadagnato. Ci vorrà qualche giro prima di riuscire a ricordarsi il circuito, purtroppo. Ovviamente vedete caschi rossi solo perché nessuno ancora ha fatto il tempo. Di conseguenza è per forza il miglior tempo registrato finora. Ci sarà sicuramente da migliorarsi. Vediamo il tempo in 1:32.439, possiamo stare su 1:30, diciamo, dai. Vediamo anche gli altri che tempi fanno. Ovviamente guarderemo soprattutto Lorenzo, che è il nostro rivale per il titolo. Stiamo già riguadagnando mezzo secondo, ma qui come al solito sbagliamo la curva. Probabilmente abbiamo riperso molto. Crutch lo fa un 1:30.313, Dovizioso 1:29.3. Questo mi fa capire che ci dobbiamo migliorare ancora di molto. Siamo a 8 decimi dal tempo di Dovizioso. Thank you.
Ora siamo solo a 2 decimi, abbiamo recuperato 6 decimi nel terzo settore. Speriamo nel quarto, che è quello dove sbagliamo di più, di non perdere molto invece, dove andiamo nell'erba. Lorenzo intanto fa il miglior tempo in 1:29:1, quindi sicuramente dovremmo fare un altro giro. Vediamo però il nostro tempo, 1:30:572 è alto, alto, alto. Non va bene, dobbiamo migliorare di molto ancora. Troppo spinto siamo usciti. Perderemo molto. Penalità anche di un decimo. Siamo a 48 millesimi dal tempo di Jorge Lorenzo. La prima volta che inizio bene questa curva possiamo forse sperare di migliorarci allora nel secondo settore. Ci stiamo migliorando, però sbagliamo questa curva. Siamo a 4 decimi comunque dal tempo di Lorenzo, che è comunque tanto. Ma speriamo di recuperare nel terzo settore, dove prima abbiamo recuperato ben 6 decimi. Siamo a 7 decimi, abbiamo perso addirittura. E stiamo facendo un brutto tempo. Forse però questa volta il quarto settore ci può dare qualche gioia. Ci è uscito un po' meglio. Purtroppo abbiamo quella penalità di un decimo. Facciamo un 1:30:486, che comunque è il nostro tempo migliore. Credo di fare l'ultimo giro in queste prove libere, poi se sarò fuori dai 10 farò entrambe le qualifiche. Qui siamo a 50 millesimi dal tempo di Jorge. Non siamo usciti bene dalla curva. Perderemo sicuramente qualcosa. Siamo a 4 decimi e mezzo, sempre casco grigio. Lorenzo si migliora ancora, fa 1:29:020, noi invece andiamo a casco giallo a 3 decimi e mezzo, proprio dal nuovo tempo di Jorge. Quindi abbiamo addirittura guadagnato 1 o 2 decimi. Non perfetta l'ultima curva, vediamo se riusciamo a fare il nostro miglior tempo, magari in 1:29, 1:29:955, direi che così può bastare. Siamo scesi sotto il muro dell'1:30. Sicuramente dovremmo fare di meglio per poter sperare di vincere questo campionato, dato che dovremmo fare anche le qualifiche 2, perché siamo 11esimi nelle libere. Ovviamente dovremmo tenere d'occhio Lorenzo anche in gara per vedere che posizione avrà, perché tutto dipenderà da lui. Buongiorno, buongiorno da Valesco. Speriamo di passare subito questo primo turno di qualifiche in un giro, così da poter andare alle prossime e giocarci le prime 12 posizioni. Devo ancora capire bene come fare questa ultima curva. Forse stavolta è uscita abbastanza bene, ma non conta, perché è il giro di lancio che inizia ora.
Buona prima curva, passate a Cordova. Forse qui staccato un po' troppo profondo. Qui sicuramente è sbagliato. Dovremmo vedere anche gli altri che tempi fanno, dato che non sono comunque i migliori della MotoGP, diciamo. Ci confronteremo con i peggiori. Speriamo di riuscire a passare il turno. Ovviamente vi ripeto che vedrete i caschi rossi, ma in realtà non sappiamo se è un buon o un brutto tempo, perché gli altri ancora non fanno i loro giri. Se sbagliamo un'altra curva, ricordo che prima nelle prove libere abbiamo fatto un 1.29.9, qui facciamo 1.29.7, già ci siamo migliorati. Secondo me con questo tempo già possiamo passare il turno, tempo migliore ovviamente, solo non abbiamo fatto il tempo. Basterà per passare alle qualifiche 2, basterà essere tra i primi due piloti con i migliori tempi. Qui facciamo un casco rosso rispetto al nostro stesso tempo di 16 millesimi solamente. Ancora casco rosso di 4 decimi, inizia a diventare un tempo interessante. Sarà sicuramente il nostro giro migliore. Meno 9 decimi, stiamo tirando giù quasi un secondo, tempo che nemmeno Lorenzo ha fatto. Ricordo che Lorenzo, che era il primo nelle prove libere, si è fermato a 1.29.020. Vediamo se riusciamo a passare sotto il muro dell'1.29. Sì, 1.28.338. È stato davvero un giro perfetto, credo che abbiamo passato queste qualifiche. Un secondo e sette addirittura dal secondo. Il problema ora è rifare questo tempo anche nelle altre qualifiche. Questa è la fregatura un po' della MotoGP, che se fai il tempo in qualifica 1 non ti rimane in qualifica 2, quindi toccherà rifare altri giri. Però almeno sappiamo di essere tra i primi 12 e a noi, come sappiamo, basta arrivare ai primi in caso Lorenzo vinca. Salutiamo tutti. Il tempo da fare ormai lo sappiamo, è il nostro 1.28.3, ma anche 1.28.5. Siamo sempre i primi a partire, così da avere la pista libera. Partiti bene, prima curva perfetta, vediamo la seconda. Con l'Archini, però va bene. Qui sbagliata questa curva.
Il problema di questa gara anche dovessi fare la pole con il giro che ho fatto prima. Il problema è che non abbiamo un buon passo gara ed è quello che ci serve a noi per restare tra i primi 9. Quindi dobbiamo sperare soprattutto che Lorenzo non arrivi prima. Anche se le Yamaha vanno forte. Sono curioso di vedere questo giro come è andato, perché erano partiti bene e poi qualche curva di troppo sbagliata. Ora dobbiamo nell'ultima curva conservare quello che abbiamo fatto. Sotto il muro dell'1.30 è sicuro. Anche sotto il muro dell'1.29 facciamo un 1.28.671, solo 3 decimi lontani dal giro di prima. Facciamo un altro giro, anche se si impenna la moto sul cordolo, qui staccato un po' troppo presto. Sicuramente non sarà un buon giro questo, siamo a 6 decimi di distacco dal nostro stesso tempo, però è giusto per vedere se ne abbiamo come passo gara, dato che saranno comunque 8 giri da fare, ve lo ricordo. Abbiamo recuperato però 4 decimi, segno che nel giro di prima potevamo far sicuramente di meglio e abbassare ulteriormente il tempo. Ora speriamo che Lorenzo e gli altri non sappiano farti meglio. Siamo sempre a 2 decimi. Speriamo di migliorarci allora in quest'ultimo settore. Forse fossimo partiti meglio in quel primo settore dove abbiamo perso 6 decimi, facevamo un altro giro record, e facciamo 1.29 e via. Torniamo ai box, vediamo come vanno gli altri, sono a 7 decimi, 3 decimi, 4 decimi Mark Marquez, 4 decimi Jorge Lorenzo, 5 quasi 6 decimi Valentino Rossi, le Ducati a 7 decimi. Marquez ci ha fatto un bel piacere. D'altronde, come fa in quasi tutte le gare, si piazza secondo, ma poi in gara non riesce a sconfiggere Lorenzo. Oggi vedremo se il tempo nel warm up sarà come nelle qualifiche, nelle prove possiamo anche saltarlo, dato che sarebbe superfluo, dato che abbiamo fatto molti giri, abbiamo visto il nostro passo. Se invece dovesse cambiare la condizione climatica, allora proveremo con l'asfalto o bagnata o più fredda. Ma dubito che sia così dopo 2 giorni di sole. Buongiorno, buongiorno a tutti. E infatti dalla Spagna. Non ci sono nemmeno le nuvole Valencia. Oggi. Possiamo andare direttamente alla gara, sperando di vincere questo campionato. Il passo è interessante perché Marquez ha fatto 1.28.9, più o meno il tempo che aveva fatto anche in qualifica. Quindi le distanze dovrebbero essere le stesse. Un saluto dal circuito Riccardo Tormo di Valencia. Eccola qua, la gara più importante forse della stagione. Tutto è pronto per la gara, aspettiamo solo che il semaforo sia... Con le Ducati, le altre Ducati in seconda fila, insieme a Valentino Rossi. Sono partiti abbastanza bene, l'importante è rimanere nelle prime posizioni, a contatto con i primi. Ci
c'è qualcuno che è partito addirittura dai box. Manteniamo la prima posizione, cosa che non è mai successa l'ultima partita alla pole quest'anno. L'intento ora è martellare il tempo come fa di solito Lorenzo nella realtà per non farsi passare e tenere la prima posizione che ci può valere il campionato. Siamo partiti davvero bene stavolta. Stiamo già prendendo del distacco dai secondi. Sono a un secondo dopo i primi due settori. Molto bene. Soprattutto sapendo che Iannone sorpassa addirittura Marquez e quindi Lorenzo sarà dalla quarta posizione e invece ora Lorenzo sorpassa Marquez e si mette in terza. Vuole riprenderci, vuole vincere questo campionato, ma sa che gira per lui con 23 punti di distanza. Ora questo è il punto dove potrebbero recuperarci. Cerchiamo di essere belli forti, primo giro condotto alla perfezione, vediamo il vantaggio. 9 decimi e mezzo, ci sta, ci sta. Iannone fa il giro veloce, dobbiamo stare attenti anche ai nostri compagni di squadra ora. Un po' larghi in questa prima, seconda curva di questo secondo giro. Ci prendiamo esattamente un altro decimo sui Iannone e gli altri, sperando che facendo la lotta non riescano a riprenderci. Abbiamo in distacco un secondo e mezzo addirittura, stiamo incrementando. L'importante è mettere più piloti tra noi e Lorenzo e magari anche quanti più secondi possibili. Mi sembra un buon intertempo, purtroppo sbagliamo questa curva, eravamo arrivati a quasi un secondo e nove, qui avremmo perso almeno 2-3 decimi, purtroppo poteva uscire un lavoro. Ma in quest'ultimo settore perdiamo moltissimo questo giro. Facciamo comunque un 1.29.1. Ma Dovizioso che è in terza posizione, fa il giro veloce. Addirittura Dovizioso in terza posizione, Iannone in quarta. Ma non ci dobbiamo distrarre troppo perché qua dietro ci recuperando, dobbiamo tenere le distanze. Non è un buon segno questo. Questi sono i settori dove di solito ci guadagniamo, quello che cerchiamo nell'ultimo. Sono a 8 decimi, ci hanno praticamente recuperato un secondo in un giro, sperando che non sia così per tutti i giri perché naufragheremmo in brutte acque. Se proviamo a riprenderci qualcosa, andiamo a un secondo. Vediamo se questo giro siamo riusciti a fare il tempo migliore, credo di sì. Facciamo un 1.28.955. Ma anche gli altri non scherzano, stanno facendo davvero dei bei tempi. Mark Marquez in quarta posizione, in giro veloce in 1.28.6. Ha recuperato 3 decimi in questo giro, solo Mark Marquez che è in quarta posizione. Sono a un secondo gli inseguitori ora, vogliamo altri due decimi.
ci guadagnano però altri 2 decimi, andiamo a un distacco di 8 decimi e mezzo. Qui dovremmo recuperare un po' in previsione del quarto settore, dove di solito perdiamo quei 2-3 decimi. Sono 1 secondo e 2, abbiamo guadagnato 4 decimi nel terzo settore. Vediamo se questo giro invece è quello buono per il tempo migliore, 1:29:03, non buonissimo, infatti rimangono ad 8 decimi gli inseguitori. Il primo inseguitore è Marc Marquez, poi c'è Iannone che ha appena sorpassato Lorenzo, quindi Lorenzo non in grande forma oggi. Siamo comunque a metà di questo Gran Premio. Marquez sta facendo l'indiavolato e fa 6 decimi. 666, indiavolato. Vediamo se anche qui Marquez aiuterà Lorenzo a vincere il mondiale. Spero proprio di no. Subito gli ridiamo un decimo e va a 767 millesimi di distacco. E ora nel terzo settore dovremmo guadagnare molto. Un secondo e tre infatti, ma qui sbagliamo la curva, per fortuna non ci danno la penalità. Vediamo come va questa volta l'ultima curva, abbastanza bene. Iannone recupera Lorenzo, cedendolo fuori dal podio. Facciamo un 1:28:09, mandando a 1 secondo Marc Marquez e gli altri inseguitori a 3 giri dal termine. Finora gara praticamente perfetta, con Iannone che supera Marquez e Marquez che risupera Iannone. Qui sbagliamo la curva, attenzione perché ci potrebbero riprendere. Lorenzo era risalito fino alla seconda posizione, ora superato da Iannone. Sono 1 secondo e 1. Grazie Iannone per queste lotte, facendo perdere tempo a Lorenzo e Marquez. Sono sempre a 1 secondo e ora verrà il terzo settore dove dovremmo guadagnare. Sbagliamo per la prima volta questa curva, evento raro. Infatti si rifanno sotto. Stiamo andando 1 secondo più piano questo giro. Detto, eravamo a quell'intertempo a 1:04, ora siamo a 1:05, ma il vantaggio è comunque sopra il secondo, quindi rassicurante. Forse stanno battagliando un po' troppo lì dietro. Usciamo forti sul rettilineo. Mancano solamente 2 giri. Facciamo un 1:29:02. Comunque non è un malaccio, non è proprio malaccio come tempo. Lì dietro sono staccati Marquez, Lorenzo e Iannone dagli altri. Iannone che però si prende la seconda posizione su Lorenzo, facendoci un grande favore. Sono a 8 decimi. Distacco che è rimasto un po' elastico, ma è rimasto pieno sempre intorno agli 8 decimi un secondo. Dall'inizio della gara, dal primo settore. E siamo partiti, vi ripeto, molto molto bene. Vediamo ora il distacco, 1:05, abbiamo guadagnato 7 decimi, abbiamo quasi raddoppiato il nostro vantaggio in un settore e ora arriva il terzo settore dove dovremmo guadagnare ancora e spero di guadagnare ancora perché poi mancherà solamente un giro. 1:07, guadagniamo altri 2 decimi. Anche se ora dovremmo perdere qualcosa, non credo che perderemo tantissimo, al massimo 3-4 decimi. Quindi
Inizieremo l'ultimo giro con almeno un secondo di vantaggio. Vediamo in che tempo lo chiudiamo il penultimo in 1:28.538. Inseguitori a 1:3 di distacco. Sbagliamo un po' la prima curva, ma va bene. 1:3 sono davvero tanti, li possiamo gestire fino alla fine, fino all'ultima curva. Se usciamo probabilmente dal terzo settore con più di 4 decimi di vantaggio, probabilmente questa gara è nostra. Vi ricordo che sto gareggiando con la difficoltà realistica, con una Ducati che è sicuramente meno sviluppata di Yamaha e Honda su questo gioco almeno. Anche perché ci sono nel 2017. Vediamo il distacco, 1:04, iniziamo di nuovo a guadagnare. Speriamo di guadagnare ancora in quest'ultimo settore buono per noi, poi ci sarà un settore invece un po' negativo. Non siamo andati benissimo questo giro, chiudiamo in 1:05 al terzo settore, ma guadagniamo comunque un altro decimo sugli inseguitori. Credo che questa gara ormai sia nostra, non possiamo perdere 1:05 nell'ultima curva. Andiamo a vincere questo campionato. Ci basta la nona posizione, ma noi facciamo primi con un distacco uguale in tutte le fasi della gara. Vediamo addirittura Valentino Rossi quarto, mi sembra. No, Rossi quinto, Marquez sesto, addirittura settimo Espargaró, nostro ovviamente il miglior tempo 1:28.5. Giannone e Dovizioso devo dire che hanno fatto davvero una bella gara, dato che partivano anche quinti e sesti. Ragazzi, abbiamo vinto questo mondiale. Vi ricordo fa di farmi sapere se devo cambiare moto e io vorrei andare con la Yamaha. Fatemi sapere se siete d'accordo. Questo video finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete like, commentate. Bella.